punta l'uomo, Miretti, destro di Miretti, la Juventus under 23 in vantaggio con un capolavoro incrociato bellissimo da parte di Fabio Miretti per Pergolettese 0, Juventus under 23 1, ed è un affresco alla prima di campionato, gol fantastico, 0-1. Palla lunga in profondità, cercare Sulé, ancora Sulé, riesce a passare Sulé dentro l'area di rigore, Sulé, attenzione, Sulé! Il pareggio della Juventus under 23, gol meraviglioso di Mattias Sulé, ha fatto tutto da solo, ha portato a spasso mezza difesa della Feral Pisanò, è andato a mettere dentro il pallone del pareggio, che gol dell'argentino, 1-1. Sekulov prende il pallone, parte palla al piede, Sekulov, attenzione, di fronte due uomini, Sekulov ancora, punta la porta, Sekulov, gradazione, Sekulov, un cost fantastico, quello di Nicola Sekulov, la Juventus è in vantaggio, gol pazzesco del numero 7 della Juventus, che prova a saltare due uomini e poi a calciare con il destro, Marley Ake, 49esimo minuto, si sblocca il parziale, Juventus under 23-1, Fiorenzuola 0, che gol di Marley Ake! Ricevere, Miretti ancora, si allarga per Ake, Ake il buon dribbling, Ake palla morbida, attenzione a cercare Miretti, la Juve ribalta la partita, ha segnato Fabio Miretti a 4 dal termine, 2-1. Iocolano, il gol dell'ex Simone Iocolano, 31 minuti sul cronometro, la Juventus under 23 in vantaggio, si gira all'improvviso Simone Iocolano e va a battere Pissardo che rimane fermo, immobile, 1-0 per la Juve. Fischia il direttore di gara, diventano tre gli uomini. Parte Sulé con il sinistro, una magia di Mattias Sulé per festeggiare il suo compleanno, 30-0, Juventus under 23-1 al 44esimo, la sblocca il talento argentino Mattias Sulé. Compagnon si appoggia su Leo, pallone verso Da Graca, Da Graca, la Juve la sblocca, va in vantaggio la formazione di Mister Zauli con il colpo di testa di Marco Da Graca, ci ha provato Compagnon, non ci è riuscito, ci ha provato Da Graca e ce l'ha fatta, 1-0 per la Juve.